Buonasera e bentrovati con l'edizione serale di Caro TG. Vediamo insieme i titoli principali di giornata. Sessantenne segregato in casa per oltre 10 ore, poi picchiato, arrestata dalla squadra mobile di Rimini, una giovane con precedenti. In una palazzina a Sant'Arcangelo questa mattina è divampato un vasto incendio. Per fortuna i proprietari non erano in casa. Ingenti danni. Eolico offshore avanza l'iter del progetto Agnes che tocca anche la Romagna. Si attende la valutazione di impatto ambientale per dare il via all'intervento. Calcio, il Rimini ospita il Neri domani sera alla Vispesaro in una sfida molto sentita per via della storica rivalità. Un centinaio le forze dell'ordine presente allo stadio per garantire l'ordine pubblico. Bentrovati in apertura la cronaca, sequestro di persona, rapina aggravata, violazione di domicilio e violenza privata. Sono i reati contestati ad una ragazza di 24 anni arrestata dalla squadra mobile di Rimini dopo la brutale aggressione ai danni di un sessantenne. Il servizio. Con la scusa di una visita insieme ad un'amica in comune, si è intrufolata all'interno della sua abitazione e lo ha tenuto segregato in casa per ore. La violenta rapina, perpetrata a Rimini ai danni di un sessantenne, risale alla notte del 30 gennaio scorso. L'indagine della squadra mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini, è iniziata poco ore dopo il primo intervento delle volanti della polizia, che si erano recate nell'appartamento dell'uomo in zona Ospedali Infermi. Gli agenti avevano trovato il sessantenne in stato confusionale, con il volto sanguinante tumefatto. L'uomo inizialmente aveva spiegato di essere stato aggredito da un gruppo di sconosciuti. Gli ulteriori approfondimenti da parte degli investigatori hanno però fatto emergere alcune incongruenze nel suo racconto e infatti, sentito nuovamente, il sessantenne ha ammesso che a rapinarlo era stata una sua conoscente, una ragazza di 24 anni. La giovane, che pretendeva del denaro, lo avrebbe colpito con una testata al volto fratturandogli il naso, per poi accanirsi su di lui con calci e pugni, causandogli anche la frattura di una costola e altre lesioni giudicate guaribili in 25 giorni. Non contenta, gli avrebbe sottratto le chiavi di casa, impedendogli di uscire per oltre 10 ore. Durante il sequestro, il sessantenne sarebbe stato più volte minacciato di morte e poi costretto a tarda notte a raggiungere un bancomat per ritirare 600 euro, soldi che poi le avrebbe consegnato. Grazie alle dichiarazioni della vittima, confermate anche dall'analisi del sistema di videosorveglianza della banca e da ulteriori riscontri sui movimenti dell'indagata, la mobile è riuscita a raccogliere sufficienti elementi probatori che hanno portato il GIP di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ad emettere su richiesta della procura un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della 24enne, che ha alle spalle già diversi precedenti, reiterati negli ultimi 5 anni. Ora si trova nel carcere di Forlì a disposizione dell'autorità giudiziaria. Fiamme questa mattina all'interno di una palazzina di via Puccini a Sant'Arcangelo. Nell'appartamento al primo piano, intorno alle 10.30, è divampato un incendio partito, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, dalla cucina. All'origine potrebbe esserci un cortocircuito. Per fortuna i proprietari in quel momento non erano in casa. I vigili del fuoco sono intervenuti con 3 mezzi e 9 uomini per domare le fiamme. Ci sono volute alcune ore. Al termine delle operazioni l'appartamento al primo piano è stato dichiarato inagibile, mentre quella a piano terra ha riportato danni nella zona del soggiorno a causa di un'infiltrazione d'acqua. Ingenti danni anche al solaio della palazzina. Tanta la paura, ma fortunatamente nessun ferito. Ora voltiamo pagina. Avanza l'iter ministeriale del progetto eolico offshore della società Agnes, uno dei due che toccano anche la Romagna. Manca ormai un ultimo step per ottenere la valutazione di impatto ambientale e dare così via all'intervento, burocrazia permettendo.
Prosegue il percorso del progetto Agnes, che a fine marzo ha visto esprimersi la commissione tecnica del MASE e attende ora il parere del MIBACT per arrivare ad ottenere la valutazione di impatto ambientale e far partire così il cantiere. Il progetto prevede la realizzazione degli impianti eolici Romagna 1 e Romagna 2 tra Ravenna e la parte più a nord della provincia di Rimini, a cui si uniscono fotovoltaico galleggiante e idrogeno verde. Soddisfatto il CEO della società, Alberto Bernabini. Agnes è un hub energetico con caratteristiche uniche in Romagna e in Europa, spiega. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato per chiarire i quesiti tecnici di questo progetto innovativo e complesso e siamo sicuri di esserci riusciti. Bernabini spiega ancora che stanno proseguendo gli incontri con le associazioni dei pescatori per definire al meglio le interazioni tra mondo dell'energia offshore e pesca. La transizione energetica del paese, conclude, non può che passare dal nord Italia, dalla Romagna e dal porto di Ravenna. L'iter ministeriale del progetto era partito il 17 febbraio 2023 con la presentazione dell'istanza da parte della società. La tempistica ora dovrebbe essere piuttosto serrata, una ventina di giorni per il parere del MIBACT e poi l'eventuale via. Ma la certezza dei tempi si perde spesso nella burocrazia. Ne sa qualcosa l'altro progetto di eolico offshore denominato Rimini e presentato da Energia Wind 2020. Lo scorso gennaio aveva già ottenuto il parere della commissione tecnica, ma ad oggi, nonostante i tempi siano abbondantemente scaduti, il MIBACT non si è ancora espresso. Questo progetto, che nel corso del tempo ha subito varie modifiche per rispondere alle osservazioni pervenute, prevede 51 aerogeneratori tra le 12 e le 20 miglia nautiche dalla costa riminese, tra Rimini e Cattolica. Il suo percorso ministeriale per la valutazione di impatto ambientale era iniziato il 31 maggio 2022, quasi 2 anni fa. Ora una notizia curiosa perché 2 cinghiali sono stati avvistati all'alba nella zona di Rimini Sud. Un automobilista è riuscito a riprenderli prima che fuggissero. Vediamo. Incontri ravvicinati, non del terzo tipo, ma sicuramente particolari, specie in un'area residenziale poco distante dalla spiaggia di Rimini e a 2 passi dalla fermata del Metromare. Proprio lì, invece, intorno all'alba di oggi, alcune persone si sono imbattute in un paio di cinghiali che vagavano tranquillamente per la strada. Il primo avvistamento è avvenuto all'altezza di via Melucci, dove in futuro sorgerà la nuova pista di atletica comunale. Poco dopo, i cinghiali sono stati visti invece dalle parti del parcheggio SGR in via Chiabrera, non distante dalla fermata del Metromare. Un automobilista, dopo aver dato l'allarme, è riuscito a riprenderli prima che i 2 animali facessero perdere invece le loro tracce. Nei giorni scorsi, analoghe segnalazioni erano arrivate anche dalla zona di Miramare. Non si tratta però di una novità assoluta. Già nel 2019, infatti, un cinghiale era stato immortalato sulla spiaggia di Rimini. Ora invece passiamo allo sport. Dopo la larga vittoria sull'Olbia, domani sera torna in campo il Rimini di Emanuele Troise, che nella 35esima giornata di Serie C ospita la Vispesaro in una sfida molto sentita. Importante dispiegamento di forze dell'ordine per garantire l'ordine pubblico, vista anche la storica rivalità tra le due tifoserie. Sentiamo alcuni passaggi della conferenza stampa della vigilia dell'allenatore biancorosso. Nasconde insidie come tutte le altre partite, oltretutto sappiamo l'importanza di questa partita per quanto riguarda la rivalità, per quanto riguarda la classifica che hanno loro, ma al di là di quelli che sono gli aspetti degli avversari, poi dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi, su quella che è la nostra classifica, su quello che è la posta in palio, il fatto che giochiamo in casa, che vogliamo dare continuità, che vogliamo dare seguito a una buona prestazione fatta contro l'Olbia. Ho detto loro qualche giorno fa che non gli posso imputare un allenamento per quanto riguarda l'impegno e per quella che deve essere, secondo me, poi la motivazione in ogni allenamento e la competitività. Però qualche volta l'abbiamo persa in modo troppo, e anche in modo troppo fragile durante le partite. Quindi ecco, prima parlavo di quelle componenti chiave per fare un grande finale di stagione. L'entusiasmo sicuramente, la motivazione che ci ha contraddistinto per recuperare tante posizioni,
ma allo stesso tempo anche la consapevolezza e l'entusiasmo che hanno nei valori di giocatori bravi e altrettanto di gruppo in termini di coesione. Torna questa sera alle 20.35 l'appuntamento con Tikva, gli intrecci della speranza. Vediamo un'anticipazione dei servizi in onda nella puntata di questa sera. Ci sono stati dei momenti in cui hai avuto un po' di paura? La paura ce l'abbiamo sempre, perché diciamo, i posti dove loro si appartano sono sempre generalmente buoi e poco trafficati, quindi bisogna sempre stare molto attenti. Sono i guardiani degli angoli dimenticati delle città, portano con sé il peso di speranze infrante. C'è chi combatte contro demoni invisibili, chi ha perso il lavoro in una vita passata. Poi ci sono i braccianti agricoli che si spostano da un luogo all'altro seguendo l'incedere delle stagioni. Cercano sostentamento e serenità per le loro famiglie, senza riuscirci. Via Garibaldi, centro storico di Rimini. Nel pieno della passeggiata fa capolino una di quelle antiche botteghe che ormai si contano sulle dita delle mani. Coltelleria Arrotino. Passata da padre in figlio, a gestirla ora è Gianluca Mancini, che in quel locale da piccolo ci faceva i compiti, guardando il babbo lavorare e respirando l'aria di un mestiere ormai raro. Da allora tanti anni sono passati. La CISL di Arezzo ha pensato una bella iniziativa, una mostra permanente. Come è nata l'idea e di cosa parla la mostra? Queste signore particolari che hanno queste fragilità hanno fatto delle foto bellissime sia in passato che adesso in questa mostra particolare che noi accogliamo nella nostra sede, dove si respira veramente un senso di apertura al mondo e di partecipazione. Con questa mostra noi abbiamo voluto dire in particolare che tutte le donne hanno necessità di trovare un loro percorso. Cuffie agli orecchi, tempi scanditi e tanta voglia di mettersi in gioco. La pratese Alice Gennaro è la prima doppiatrice italiana con sindrome di Down e sta facendo parlare di sé in tutta Italia. Ha prestato la voce al cartone animato spagnolo Valentina, alla protagonista, come lei, affetta dalla stessa sindrome, e con questa attività ha lanciato un messaggio semplice ma potentissimo. Accettando le proprie difficoltà, tutti possono fare tutto. Il cartone animato è distribuito in esclusiva da 8,5 e Lilium Distribution ed è stato presentato a Roma il 21 marzo in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down. Torna domani su Icaro TV l'appuntamento con la trasmissione Romagna ieri, oggi e domani, in onda a partire dalle 13. Questa settimana andremo a scoprire tutte le curiosità sulle focheracce di San Giuseppe, quest'anno posticipate a causa del maltempo, e in particolare su quella che ha animato Viserba richiamando tante persone. È tutto, io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio e la nostra piattaforma icaroplay.it dove invece potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro, compreso il TG. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi l'augurio di una buona serata.